Il presidente della regione, Eugenio Giani, difende il modello toscano dell'accoglienza dopo che il ministro dell'interno aveva indicato la mancata firma dell'intesa col governo come motivo di difficoltà nella gestione dell'accoglienza dei migranti e dice la Toscana fa il suo dovere. Forse il ministro non ha ben colto che la Toscana si sta muovendo attraverso proprie risorse, proprio modo di essere. Sono nostri i medici che accolgono i migranti, fanno le prime visite, con grande efficienza fanno gli screening. Sono nostri gli operatori della protezione civile che hanno organizzato e messo per bocca dei prefetti. Senza il sistema toscano di protezione civile, di medicina, di volontariato, non avrebbero assolutamente avuto l'opportunità di cogliere in Marina di Carrara e in Livorno l'accoglienza dei migranti. Quindi forse il ministro pensa a qualche altra realtà. Il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, che è anche presidente regionale dell'ANCI, rincara la dose. Siamo oggettivamente in una situazione fuori controllo. È inutile il ministro continui a dirci, bisogna trovare le soluzioni e lo dico. Capisco che per questo governo è complicato poi gli annunci e dopo le promesse fatte, ma bisogna frugarsi tasca, metterci tante risorse, perché così sta saltando completamente il sistema. Piccole strutture, grandi strutture, come volete, ma questo è il problema che il governo deve assolutamente affrontare. Non può pensare di scaricarlo sui sindaci, non può pensare di scaricarlo sui territori. Noi non siamo disponibili né abbiamo i soldi per poter continuare a sostenere questa situazione. Bisogna che si chiariscano le idee con se stessi, perché così proprio non ci si può fare. Ci avevano promesso, era stato promesso agli italiani che gli sbarchi sarebbero terminati, che non avremmo più avuto questi problemi. Siamo a quasi il doppio dei migranti dell'anno scorso.